Ma che posto è? No, incredibile, è una coltivazione di funghi. Hola, oggi è uno di quei giorni che sta suonando il telefono, Narin. Ciao, i miei videomaker che non sono tanto buoni. Il fatto sta che oggi è uno di quei giorni dove non so cosa succederà, non so dove andrò, ma l'unica cosa che ho è la sicurezza del fatto che se mi muovo qualcosa accadrà. Quindi, occhiale, caschetto, salutiamo Narin. A dopo. Nuovo giorno, nuova avventura! Sta cosa non frena, un po' pericoloso. Allora, questo è il fiume della città. L'idea è quella di percorrere tutta la strada del fiume finché non riesco a trovare cose che mi interessano. Non so dove, non so quando. Quindi adesso ci percorriamo tutto il fiume. Già le strade della città sono abbastanza pessime. Le strade un attimo fuori, non ve lo dico proprio, sono completamente non asfaltate. Non mi ero reso conto, ma questi qua mi hanno dato il motorino senza benzina. Non so per quale motivo, avevo confuso la E per il pieno e la F per mancanza di benzina. L'unico problema è che sono nel nulla, cioè su una strada dove non c'è quasi niente. E quindi ci tocca fare benzina. Ed è qui che arriva il bello, perché non essendoci distributori di benzina, come si fa? Adesso vi faccio vedere. Cioè sto rimanendo veramente a piedi. Pa 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 pa. Trovato. Apriamo il coperchino. Questo può sembrare un semplice negozio di alimentari, in realtà è la casa di una persona. Dai. Benzina. One, two liters. Yeah, two liters. Questa è la benzina. Stappare, aprire qua. Lui ci dà l'imbuto. Yeah. Va benzina con la Pepsi. Grazie. Grazie, bimbo. Ci diamo il serbatoio. Akun. E adesso possiamo ripartire, anche se qui non si è alzato di tanto. E dai, e vai. E vabbè, un litro e mezzo l'ho messo. Queste strade qui si alza un quantitativo di polvere industriale. E infatti meno male che ho gli occhiali. E la salvezza è un po' queste persone qua che ogni tanto innaffiano. Se no è irrespirabile l'aria. È tutta terra che si alza ogni volta. Poi se state in motorino non ve lo dico proprio. Fatto sta che man mano che vado sempre più avanti sono sempre più convinto che ho bisogno di una moto da cross e non di un motorino. Nonostante abbia gli occhiali, c'è tanta di quella terra nell'aria che comunque mi dà fastidio. Non mi chiedete come, ma sono riuscito a infrattarmi qua. E infatti non riesco a capire se questa sia una casa o il continuo della strada. Queste sono tutte le abitazioni di pescatori che hanno le imbarcazioni sotto casa. No, comunque mi sembra che sia casa di qualcuno. Vediamo dove mi porta questa signora. No, letteralmente in casa di qualcuno. Ma così, all'improvviso. Che cos'è? Ma che posto è? No, incredibile. È una coltivazione di funghi. Infatti c'è acqua che arriva dal tetto. Wow. Ovviamente non capisco il cambogiano, però a quanto ho capito li mettono qui in una prima fase e poi li mettono da questa parte qui a far crescere. Non tocchiamo niente perché spero siano commestibili, però. Che roba! Direi che è l'ora di andarsene. Pram, ok. Cioè, la cosa incredibile di queste situazioni è che io la signora adesso l'ho vista, cioè 10 minuti fa, e mi ha portato letteralmente dentro per farmi vedere quello che loro fanno. Ma la cosa pare più incredibile è che questo suono che c'è di sottofondo è sto robo qui. Ed è quello che prende l'acqua, poi tramite tutti questi tubi arriva sul tetto e con queste goccioline che escono un po' alla volta entrano all'interno e hanno questa coltivazione di funghi dentro. C'è acqua ovunque. Ma
Questa signora è gentilissima, mi sta facendo fare tutto il tour di casa sostanzialmente, facendomi vedere cose. Ok, ok. Gan. Gan. Pot. Ok. Hai sabato, dai. E camminando di pochissimo, c'è questo signore qui sotto che prende la terra, la mette in queste ceste, se la carica sulle spalle. Aspetta. Cazzo. Ma è pesantissimo. Aspetta, wait. È pesantissimo sta roba. No, vai. Non ho la minima idea di come faccio. Pesa un sacco. Poi prende e la metto qui. Dai, com'è? Dopo. Mi fido? Faccio una cosa, ve la conservo per dopo, dai. Se ho capito bene, forse stanno facendo un altro capannone come quello qui. Questa signora è carinissima. Non conoscendo la lingua né niente, sta cercando di spiegarmi tutto. Un po' sto capendo, un po' no. Pazzesche queste situazioni. Perdetevi, è il modo migliore per conoscere le cose.